tutti, benvenuti, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua, come sempre, in diretta, intorno alle 12.30 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Oggi sono le 12.23, ma come dicevo ieri, appunto, minuto più, minuto meno, non abbiamo problemi di palinsesto. E poi, come sempre, ve lo ricordo, questa diretta è visibile dall'istante 1, dall'istante dopo che la finiamo, sempre sulla nostra pagina Facebook, quindi potete rivederla quando volete. E anzi, un buongiorno o buonasera a chi la sta rivedendo magari in differita o in altri orari. Benvenuti appunto alla puntata di oggi, 29 settembre. Oggi 29 settembre, una vita che volevo poter dire questa frase. Parliamo di qualcosa di davvero curioso, interessante ed importante, che unisce in realtà tantissime tematiche che spesso andiamo a trattare, perché oggi parleremo di periferie, parleremo di riqualificazione delle periferie, parleremo però di impresa, di gente che si mette, si tira sulle mani, che si dà da fare, parleremo di aiutare e di essere aiutati, di fare del bene, insomma tantissime cose, tantissime carne al fuoco, che credo che però sia l'unica cosa che forse non hanno, la carne. Lo chiedo a Teresa Scorza di 0%. Ciao, buongiorno. Teresa, perché parlavo di se avete o non avete la carne, perché 0% è una bottega, sì, alimentare. Corretto. Avete la carne? No, non abbiamo ancora la carne. Non, la carne, quindi non c'è tanta carne al fuoco, ma tanti temi importanti appunto. Però è particolare, non è una bottega classica, diciamo. No. Spiegaci allora, brevemente, partiamo un po' dalla punta dell'iceberg, come abbiamo chiamato prima fuori onda, chiacchierando un attimo, che è la bottega. Quindi 0% è la punta di un iceberg molto più grande. Che cos'è però 0%? Allora, 0% è appunto una bottega alimentare, un negozio, che abbiamo aperto a inizio luglio in zona di Guarda, a 300 metri proprio dall'ospedale. Vendiamo un po' di tutto, prodotti biologici a chilometro zero e ecosolidali. Quindi abbiamo dalla pasta al riso, al miele, alle confetture, trasformati, abbiamo i freschi, quindi frutta e verdura, ma anche pane e formaggi. Perché abbiamo aperto 0%? Abbiamo aperto 0% perché noi come cooperativa sociale, ovvero come Namaste, proviamo a fare almeno reinserimento lavorativo di cittadini che sono disoccupati da lungo tempo, almeno 6 mesi, attraverso proprio l'esperienza diretta di gestione di vendita nel negozio, che è 0%. Ecco, appunto, diciamo, quindi una bottega gestita quindi da una cooperativa, sì, sociale, sì, che quindi appunto ha una visione non solo, diciamo, profit, che comunque no, ci dovrà essere, deve essere, sennò, certo, non siamo, è facile, sì, abbassarla, e sì, anzi sappiamo bene che siete in una zona difficile dal punto di vista, perché tante sono le serrande abbassate intorno, purtroppo, a sì, voi, infatti. Però di fianco appunto alla possibilità di, diciamo, la sostenibilità economica, c'è tutta una sostenibilità sociale che a voi interessa forse anche di più, diciamo, sì, 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 di quell'altra. Appunto, punta di un iceberg, questo iceberg che è Namaste, che è una cooperativa, sì, sociale. Allora, come è nata l'idea appunto di questa cooperativa sociale, che cosa fate e quanto? Allora, sì, noi siamo proprio piccolini, nel senso che siamo 3 soci e abbiamo creato la cooperativa sociale, fondato Namaste, proprio per realizzare questo progetto di 0% di bottega solidale. Ci siamo costituiti cooperativa un annetto fa, nel 2016, ed è nata perché principalmente da me, nel senso che io lavoro da un po' di anni nel sociale, mi piaceva l'idea di sviluppare un progetto su Milano per il reinserimento lavorativo di cittadini disoccupati. Parlando con diversi amici, diverse persone, ci siamo detti: vabbè, proviamo, creiamo qualcosa di nostro e proviamo a lavorarci noi e realizzare qualcosa in cui crediamo realmente. Quindi è nata un po' all'inizio, un po', diciamo, vabbè, proviamo un'idea, tanto inviamo qualche mail, eccetera. Poi abbiamo visto che c'era un interesse concreto da parte di diversi soggetti e abbiamo detto: ok, costituiamoci cooperativa, in modo tale che abbiamo una forma giuridica. E da lì poi è nato tutto. Abbiamo trovato lo spazio, abbiamo vinto un bando del comune l'anno scorso per l'assegnazione di uno spazio appunto in comodato d'uso, che è in zona di Guarda, in Padre Luigi Monti. Appunto, diciamo bene dove si trova questa bottega, secondo me stiamo spiegando un po' che cos'è. Sì, siamo in via Padre Luigi Monti al Padre 24. Luigi Monti, zona Niguarda. Una parallela di Cagranda proprio. Sì, 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 vicino a Viale Suzzani. Noi siamo un po' più dentro, ovviamente. Un quartierone, quindi, popolare, di, sì, quelli che insomma... Sì. Milano è molto bello, a me piace, nel senso che la gente partecipa, quindi abbiamo già i nostri clienti che conosciamo, un po' di loro storie, entrano, fanno una chiacchiera, quindi anche questo, quello che noi ci teniamo a essere proprio nella via. Che anzi, grazie proprio al fatto di essere in quella posizione, sì, potete permettervi di avere questo tipo di clientela che...
sì, che un progetto come il vostro è fondamentale. Assolutamente, sì, sì, la relazione, noi quello che siamo, abbiamo aperto a luglio, quindi effettivamente è pochissimo tempo, però quello che cerchiamo di fare è proprio conoscere i nostri clienti, la gente che vive anche in Padre Luigi Monti, in quella via, o anche nel quartiere, perché poi arriva gente anche da altre vie ovviamente, uh-huh. E però è proprio quello di far conoscere il progetto, prima di tutto, i prodotti che ci sono, perché noi facciamo proprio una selezione attenta ai prodotti. I prodotti, diciamo che hanno tre caratteristiche fondamentali, sì. Cioè, o tutti insieme alcune... Anche comunque, almeno di queste devono avere, sì, una, sì, una, sì, di queste, sì, tre, sì. Essere a chilometro zero, sì. Far parte, se no, di un crocevuto del mercato ecosolidale, sì. E poi essere biologici, giusto? Sì. La prerogativa è questa, quindi ad esempio abbiamo dei prodotti puramente biologici, ad esempio la frutta, la verdura o la pasta, oppure dei prodotti a chilometro zero come il miele che viene fatto vicino Varese da un piccolo apicoltore, il riso da una cascina a sud di Milano, sono piccoli produttori appunto, oppure ecosolidali, sia il mercato ecosolidale che altre cooperative sociali che come noi provano a fare reinserimento attraverso la produzione di prodotti, quindi abbiamo dei trasformati, delle confetture fatte sui beni confiscati alla camorra, uh-huh. Oppure abbiamo i prodotti di libera terra sui beni confiscati alla mafia, oppure prodotti del carcere, ovvero uh-huh. Ad esempio abbiamo dei taralli prodotti in carcere vicino Lecce, oppure del torrone di mandorle prodotti a Ragusa in carcere, quindi insomma cerchiamo di avere dei prodotti con una storia alle spalle, uh-huh. Che possano essere raccontati, che abbiano un valore, che siano buoni, perché la prerogativa è che sia un prodotto buono, e quindi far capire al cliente da dove viene il prodotto, cosa sta mangiando, sano, genuino, biologico, e cosa ci sta dietro, quindi noi, chi siamo noi, 0%. Ecco, abbiamo parlato di tre soci, chi sono i tre soci? Siete te? E sono altre due mie conoscenti, due mie amiche che lavorano, una nel sociale, una meno nel sociale, insomma non fa altro nella vita, però sì, credono anche loro nel progetto e hanno dato un aiuto nella partenza, diciamo. Ok, e appunto, che tipo di attività fate in 0%? Mi dicevi appunto, oltre a vendere dei prodotti, sì, buoni e comunque, sì, una storia alle spalle, fate anche altro? Allora, sì, vabbè, il nostro core business, diciamo, indipendentemente dal fatturato, è il reinserimento lavorativo. Okay. Quindi noi assumiamo solo persone che sono disoccupate da almeno 6 mesi e gli facciamo fare un percorso che è ovviamente sviluppato ad hoc sulla persona, diciamo, attraverso proprio l'esperienza di vendita. Poi ci stiamo inventando un po' di tutto, il locale vorremmo utilizzarlo al 100%, quindi faremo degli incontri per quanto riguarda l'alimentazione, quindi incontri su dei determinati prodotti, la produzione, oppure ad esempio incontri di counseling. Apriremo a breve, a ottobre adesso, un centro di ascolto per altre persone disoccupate, in modo tale da riuscire a dare anche un servizio al quartiere, e faremo, sì, incontri sul bilancio delle competenze, quindi come scrivere un curriculum, come candidarsi ad un'offerta di lavoro, insomma cerchiamo un po' di inventarci. Abbiamo anche una cargo bike che è molto bella, devo dire, l'abbiamo brandizzata con il nostro logo. Cosa fa? La bicicletta? È una bicicletta, un triciclo un po' grande, okay, con un cassone davanti, dove praticamente, vabbè, in questo momento l'idea è quella di utilizzarla per fare vendita ambulante dei nostri prodotti, okay, principalmente frutta e verdura. Quindi stiamo individuando delle zone di Milano dove poterci posizionare e vendere frutta biologica, e nel frattempo appunto far conoscere anche il progetto. E, sì, queste sono un po' le attività che in questo momento cerchiamo di fare. Allora, dite, siamo 2 persone, mi ricevete solo 2 persone? Sì, siamo 4. È una, la responsabile del punto vendita, che è Paola, poi ci sono io e poi ci sono altri 2 ragazzi. Ci sono, sì, appunto in questo progetto di reinserimento, di, sì, di cui mi, sì, dicevi. Appunto, se tu dovessi dire la differenza con una bottega classica, comincia qualcuno a venire a 0%, qual è? Allora, secondo me siamo noi, nel senso che, vabbè, uno vede esattamente, si vede subito, secondo me, la differenza. Siamo noi che proviamo a fare questo progetto, quindi magari uno entra e appunto si trova la persona che non è super esperta di vendita, perché magari non ha fatto l'esperienza di vendita, che però sta provando a reinserirsi nel mondo del lavoro, per dire, o anch'io che non sono una fruttivendola, quindi quando sono in negozio effettivamente mi tocca, vendo frutta e verdura, ma io faccio altro nella vita, mi occupo di amministrazione, quindi magari non sono super ferrata sulla barbabietola, per dire, però è proprio la voglia di provare a fare qualcosa e di unire due parti, la parte sociale e la parte profit, business, uh-huh. E quindi magari non siamo super espertissimi di tutto, come magari può essere un fruttivendolo che lo fa da 30 anni, però piano piano
ce la, impariamo, insomma, sì. Come sta rispondendo il quartiere a questa vostra presenza? Mi dicevi, avete aperto in realtà a luglio, poi ad agosto, vabbè, ovviamente. Non c'era praticamente nessuna città, sono voi che magari state appunto sistemando ancora il negozio, quindi insomma sono qualche settimana che siete Sì, è settembre alla fine a regime, ma secondo me molto bene, nel senso che stiamo pubblicizzando molto, quindi distribuiamo volantini, siamo su Facebook, insomma facciamo tutto quello che uno fa per farsi conoscere. Possiamo dare la mano oggi in questo Ecco, momento. Siamo in radio, siamo usciti su giornali, cioè insomma cerchiamo di farci conoscere. Il quartiere reagisce bene, secondo me. Ci sono molte persone proprio della via, della zona, del condominio, diciamo, che incuriositi passano, entrano, curiosano e comprano. Altri invece, grazie proprio a questa attività di marketing e di pubblicità, vengono da un po' più lontano. Quindi c'è chi magari vive su Viale Zara e quindi ha visto il volantino, ha visto il progetto, il sabato ad esempio viene a fare la spesa. Oppure quanto siete dalla fermata della Lilla? Pochissimo. No, Istria a 300 metri. Ecco, sì, no, diciamo, non è che siamo... Cittadini di San Siro, sì, tranquillamente andare a fare la spesa senza problemi fino da loro, e tanto con 1,50 euro di andata e di ritorno siete assolutamente indietro, vi interessate la città e avete una zona nuova, quindi infatti insomma, è comodissimo. Diciamo, in un quartiere però insomma abbastanza interessante, diciamo, dal punto di vista socio-economico. È un quartiere davvero grosso, popolare, con tantissime unità abitative. Voi stessi siete all'interno di un complesso di proprietà di Aller, Che avete avuto grazie a un bando. Sì. Però di fianco a voi, cioè, la realtà è molto triste, diciamo. Sì. Quella commerciale, almeno. Sì, ci sono 5-6 serrande che sono chiuse, perché sono negozi che erano un tempo attivi, aperti, da un 5 anni non ci sono proprio praticamente più attività, quindi una cosa che spesso alcuni vengono e ci dicono perché hanno letto, alcuni dicono voglio proprio vedere chi è che ha avuto l'idea di aprire un negozio in questo stabile, perché sapendo che intorno è sfitto, giustamente uno dice magari non mi aspetto di trovare un negozio, poi viene, gli spieghiamo tutto quello che ci sta intorno, il progetto eccetera, allora capisce. Noi ci auguriamo che a breve anche gli altri spazi possano essere assegnati ad altre realtà sociali come noi o Profit, o insomma far rinascere Padre Luigi Monti, perché è una via veramente molto popolata e viva, attiva, voglia di non trovare il negozio chiuso. La popolazione, quelli che almeno abbiamo incontrato noi, hanno voglia di partecipare, di essere attivi e danno il loro contributo, perché alla fine vengono a fare la spesa da noi, anche se magari potrebbero effettivamente andare all'Esselunga o altri posti e risparmiare qualcosina. Però tutto quello che ci sta dietro, un'attività che appunto, come dicevo prima, oggi parliamo di tanti temi insieme, perché parliamo sicuramente di dare una mano a tutto quel mondo che è il bio, il chilometro zero, l'eco solidale, che comunque fa capire meglio che cosa ci mettiamo nel piatto, ma aiuta anche a riqualificare a tutti gli effetti ci proviamo. Una zona. E insomma la zona la si riqualifica, si dice, no? Dal centimetro quadrato di propria pertinenza. Quello è il vostro baluardo di rigenerazione urbana, mi verrebbe da dire, no? Cosa avete in mente di fare ancora di più per il quartiere? Avete qualche progetto su come poter sviluppare di più proprio questo virus, cercare di diffondere un po' questo virus del rigenerare questa via che mi dicevi essere popolata? Ma innanzitutto, vabbè, quello che vogliamo fare, le serrande intorno a noi sono leggermente vandalizzate, nel senso che sono state vandalizzate nel tempo, quindi quello che vorremmo fare è proprio ridare un po' di bellezza a quello che ci sta intorno, quindi ripulirle, ridipingerle e fare in modo che non siano vandalizzate. Le nostre ovviamente sono già state sistemate, però adesso dobbiamo chiedere l'autorizzazione per sistemare quelle di fianco. E poi altre attività che vorremmo fare, come dicevo prima, è proprio secondo me far vivere il posto che il comune ci ha dato, quindi organizzare seminari, workshop, attività, incontri, in modo tale che non solo quelli della via partecipano, ma è proprio l'intero quartiere, chi abita magari più vicino, che non verrebbe in Padre Luigi Monti perché non c'è niente da fare, siccome noi organizziamo un'attività, un workshop, viene, e quindi secondo me così si riqualifica un quartiere, viene vissuto il quartiere, si fanno delle attività proprio per renderlo vivo. Questo è quello che proveremo a fare, insomma, mi auguro. I negozi di Tonatoni sono tutti chiusi da tantissimi anni,
sì, 5-6, erano un bar, ecco. Eh sì, infatti la paura iniziale era quella, comunque altri ci hanno provato e non ce l'hanno fatta, siamo consci, non uh-huh. siamo così sprovveduti. C'era un bar, un tappezziere, e poi ai tempi mi raccontavano gli abitanti che c'era il panificio, il macellaio, 50 anni fa, sì, ovviamente, sì. Ed è la cosa carina secondo me che i proprietari di questi posti è la gente che abita ancora lì, quindi ad esempio la signora Maddalena che abita sopra di noi aveva il panificio sotto 50 anni fa, e quindi ogni volta viene ci racconta. Voi qui siete, perché ci sono dei palazzi intorno, ma una cosa invece sì. È una bassa, giusto? Sì, sì, sì. Proprio come quella, ci sono anche in altre zone di Milano dove troverete, hanno quelle stecche commerciali che venivano costruite proprio all'interno dei quartieri popolari, in cui c'era il panettiere, il macellaio, il fruttivendolo e il giornalaio, c'erano tutti quanti in una stecca di qualche giro di metri. In alcune zone sono state riqualificate facendo giri dei mercati rionali, in alcune zone. Qui perché non si può pensare magari a ce ne sono 5-6 attività. Io mi auguro con tutto il cuore veramente che vengano messe di nuovo a bando. No, abbiamo tre vetrine ci mettiamo tutto all'impegno di questo mondo. No, speriamo, perché secondo me ha proprio la via, il quartiere ha proprio voglia. Cioè, vediamo che veramente basta un volantino affinché delle signore vengano dentro. Speriamo che vengano rimesse a bando. Sì. Molto niente succederà, nel senso speriamo, che quasi sicuramente. Ormai Ale ha capito che l'unico modo per rialzare certo. unità abitative o commerciali è quella, però spesso e volentieri poi il problema è che nessuno si presenta al bando anche. Invece voi vi siete presentati, l'avete vinto e siete felici di quello che state facendo. Come si può convincere allora qualcuno a dire provateci? Non è così scontato che se qualcuno viene di voi ha fallito debba fallire ancora un'altra volta la vostra impresa. Ma io ci credo, nel senso che vabbè, io sono ottimista di natura come persona. Secondo me con l'impegno, con la voglia, con una competenza, poi farsi aiutare anche da qualcun altro, le cose, se si ha un'idea ben fatta, funzionano. La zona è interessante, veramente densamente popolata, di svariate persone, veramente c'è di tutto, c'è veramente di tutto, ed è una ricchezza secondo me che bisogna sfruttare. C'è una popolazione, appunto, cioè, ormai quando si parla di quartieri popolari troppo spesso si sbaglia pensando a solo degrado oppure solo immigrazione incontrollata, così. Mi raccontavi ad esempio di persone del luogo da 50 anni che vivono lì, e appunto la signora Maddalena. Sì, Maddalena aveva il negozio sotto e abita sopra. Ma tante, cioè sono alla fine tutti i giorni incontrano qualcuno, ci raccontano, io proprio sento che hanno voglia che sono felici che il quartiere finalmente ha qualcosa di bello e di normale, diciamo, che finalmente una serranda è stata tirata su, cosa che fa la differenza. Poi magari non vengono esattamente tutti i giorni a comprare, ma non importa, è anche la chiacchiera che è importante, si fa anche così la riqualificazione di un quartiere, sapere che c'è un posto dove puoi andare anche semplicemente a scambiarsi un saluto, e per noi va benissimo, anzi è quello che ci piace. Poi piano piano c'è da lavorare, lo sappiamo, lo stiamo facendo e non ci spaventa, quindi su quello ce ne stiamo inventando di tutti i colori per farci conoscere. Siamo contenti, dai, sì. Come dicono quelli bravi, perché si fosse collegato solo in questo momento, ricordacelo bene, sì. Dove si trova, che cos'è 0% e dove si trova? Allora, 0% appunto è una bottega solidale con prodotti biologici a chilometro zero ed ecosolidali. Facciamo reinserimento lavorativo di cittadini disoccupati da lungo tempo attraverso proprio la gestione del negozio, e siamo in via Padre Luigi Monti, al 24, 300 metri dall'ospedale Niguarda, quindi è comodo, dai, da raggiungere. Padre Luigi Monti. Questo è il nome. Sì. Della via, un quartiere davvero interessante e vivo da quanto ho capito. Sì. Quali sono i prodotti che vanno per la maggiore? Allora, sicuramente frutta e verdura, perché sono veramente prodotti validi, riusciamo... Non è frutta e verdura, no, è biologica, sì. Non classica, ma biologica. Sì, cerchiamo di averla sempre fresca, quindi ci organizziamo male, non facciamo grandissimi ordini, ma piccoli ordini costanti. Abbiamo un prezzo accettabile, nel senso che pur essendo biologico cerchiamo di non uscire con dei prezzi esorbitanti. Vanno molto le confetture, i formaggi, abbiamo degli yogurt da un'azienda agricola di Lodi che è favolosa, e ne vendiamo veramente tanti, agli agrumi, ai cereali, ai frutti di bosco, quindi i formaggi anche, o biscotti, la pasta. Ma devo dire che abbiamo una selezione di prodotti, magari non c'è una varietà enorme, nel senso che trovi appunto 5 tipologie di formaggi, ovviamente non siamo un supermercato, però quello che trovi sai che è fresco, è buono e viene da vicino, quindi sì.
Sulle cose di Italia, che tipo di, invece, tipo di prodotti avete? Abbiamo dal tè, sì, è proprio del commercio ecosolidale. Okay. Alcuni del commercio ecosolidale, quindi ad esempio abbiamo il tè, abbiamo le barrette di cioccolato, lo zucchero di canna, oppure anche ecosolidali, che secondo me non è mercato ecosolidale, ma sono altre cooperative sociali che come noi fanno reinserimento, per dire abbiamo i taralli dal carcere di Lecce, oppure le confetture tipo marmellate da una cooperativa sociale che lavora su un bene confiscato alla Camorra a Caserta, o i taralli, no, l'ho già detto, il torrone da Ragusa. Sì, cerchiamo veramente di avere una varietà. Interessante che questo sia un eco solidale, magari non certificato. Non è, certo, non è marchio. Ma lo è a tutti gli effetti, sì. Lo è anche nazionale, diciamo. Sì, 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 sì. Va a riprendere, a dare aiuto a realtà che ne hanno bisogno e che possono produrre. Delle comunque eccellenze, secondo me. Sì, sono buone, sono buone. È già eccellenza quella. Quindi, infatti. Quindi ricordiamo allora, via Padre Luigi Monti, lungo, sì, è lungo, certo, poi anche noi Namaste, cooperativa sociale, sì, sì. Però il nostro nome è semplicissimo. Sì, l'abbiamo scelto apposta, 0%. Da cosa nasce questo, volevo dire? Ma volevamo un nome italiano che potesse essere facilmente ricordabile e un gioco di parole. In teoria sarebbe 100% a chilometro zero, quindi richiamare il chilometro zero, e ci piaceva il gioco di parole, 0%, è facile da ricordare. 100% a chilometro zero. Sì, è semplice, così. Ecco. Va bene, Teresa, siamo in chiusura. Grazie mille. Grazie davvero tantissimo di essere qui con grazie noi. A voi. Qualsiasi cosa fate all'interno di Zona Pacifico, diteci. Va bene, assolutamente. Di seguirvi, poi andremo a trovarvi, perché voglio assaggiare i taralli. Ottimo, ottimo, ti aspettiamo. Questi yogurt, sì. Fantastici, sì. Insomma. 5 tipologie di formaggio, che saranno solo 5, ma ottime. Sì, 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 ti bastano. 5 tipologie di formaggio, di cui solo 2 sono buone. No. 5 più 5 buone. Assolutamente. È questa la differenza. E questa differenza la potete fare anche voi, la differenza, veramente, quanto ci vuole poco. Non è detto che andarci tutti i giorni, giustamente lei diceva, non è detto che tutti i giorni a fare la spesa da noi, però ogni tanto, perché no, una volta in meno da quell'altra parte di là, invece di girare a sinistra, girate a destra, andate di lì, perché no, fate magari davvero la differenza nella vostra tavola, nel vostro piatto, perché potete trovare o comunque provare anche sapori nuovi, o riscoprirvi, vedo dire, anche sapori, sì, che magari, sì, in altre tipologie di prodotti con lo stesso nome non si trovano, no, perché ormai i sapori un po' sono andati, e in più fate davvero la differenza per i ragazzi, ad esempio, del reinserimento, che quindi vedono premiato il loro lavoro quotidiano in un negozio con dei clienti veri che entrano a comprare, e quindi loro sono ben contenti e capiscono l'importanza del ritornare a fare un lavoro interessante, anche magari faticoso come quello che faranno tutti i giorni, ma sicuramente voi siete la chiave di volta per far funzionare questa attività, ma non solo, per riqualificare un'intera zona e per far sì che funzioni un modo nuovo di poter fare acquisti, che non fa sicuramente male a nessuno. Teresa, grazie mille davvero. Grazie mille a voi. Allora. Grazie, ciao a tutti. Grazie tantissimo anche a voi che ci avete seguito quest'oggi qui in diretta. Good Morning Milano vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì, sempre qua, sempre in diretta alle 12.30. Oggi pomeriggio invece ore 18, il telegiornale, l'edizione della sera di Milano All News, sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto!